Vai. Vai Ruggero, vai! Giamaica, terra di sogni e di mare, terra di grandi foglie verdi, vai con le mani, terra di musica in levare. Una poesia. Giamaica, terra vergine e selvaggia. Finalmente siamo qua. Ma non ti preoccupare, rimarrò sempre sulla spiaggia. Giamaica, dove anche il cielo è più blu, dove è più grande anche il sole, dove è più grande anche il bambù. Tutti assieme, big bambù, big bambù, è una gran bella virtù. Big bambù, big bambù, ma che bella gioventù. E big bambù, big bambù, oramai non è tabù. Big bambù, big bambù, ce l'ha tutta la tribù. E big bambù, big bambù, passa giù il big bambù. Big bambù, big bambù, quando esce fa cucù. Big bambù, big bambù, lo spostiamo con la gru. Big bambù, big bambù, quanto è grande il big bambù. Big bambù. Grazie, 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 grande. Allora, è la giusta parla, ma cosa... Grazie, grazie alla regia di Milano che riprende come al solito con rock in sottofondo. È la giusta introduzione a questo brano di Ruggero De Timidi. Ha un ospite eccezionale, aiuto, un professore, un maestro, direi. E in realtà fa l'urologo, l'andrologo, si chiama maestro, ho detto un maestro perché ci in spiegherà realtà, esattamente com'è la situazione dei peni in Toscana. Ragazzi, i cazzi toscani, perché siamo qui a Firenze, c'è una specificità, che potrebbe toscana essere anche un microcosmo di come sono i cazzi in Italia, del problema dei cazzi in Italia. Ora voi direte, il problema dei cazzi che cosa vuol dire? Beh, qui abbiamo delle foto dall'archivio del dottor Mondaini, Nicola Mondaini, che saluto, buonasera, buonasera, un applauso. Buonasera dottore. Urologo, andrologo, che ci ha fornito dei suoi archivi, dei suoi archivi, dei suoi pazienti. Cioè, questo signore ha le foto dei peni dei suoi clienti. Esattamente. Innanzitutto, prima di farvi vedere, anche se voi non potete vedere qui alla radio, naturalmente, però noi sì, e ce ne fottiamo di voi che non potete vedere, ci sono dei peni veri, cioè di veri pazienti del dottor Mondaini con problemi molto gravi, che però sono propri di una certa percentuale di italiani. Però voleva smentire subito il signor Wong. Sì, vero, volevo cioè non è vero, cioè, è vero che i cinesi hanno il cazzo piccolo, diciamolo subito. Lei è un, lei allora, è un urologo, da andrologo. Punto di vista scientifico, il pene dei cinesi è più piccolo rispetto al pene degli europei. Io non vorrei creare un caso diplomatico. Ma è un dato morfologico, cosa, eh? Come l'altezza è in media più bassa. Ora chiaramente sono un miliardo e quindi sì, poi però non è un luogo comune questa non roba. È un luogo comune, è un dato scientifico, cioè i cinesi ce l'hanno più piccolo. Se lo dice lei, noi ci crediamo. Lei è un urologo, è un andrologo, dato scientifico, sì. Vedo già domani il titolo di Libero, la grande i cinesi, non è razzismo, si può dire i cinesi ce l'hanno piccolo. Lei dottore ha una responsabilità enorme, la piccola muraglia, perché vedo già domani, anzi vedo già stasera il direttore Feltri, che dopo essere andato a pranzo, a cena, aver bevuto il suo solito bicchierino di vino con i gatti, lo vedo con i gatti, lo vedo già impugnare la sua penna e scrivere l'editoriale del giorno, cioè i cinesi hanno il pitello piccolo, lo dice non Feltri ma il dottore. Vedo ma già, è, vedo attenzione già, siccome il sì pene entra nella morfologia, sì, esatto, si adegua nella... alla morfologia dei cinesi, quindi non è più piccolo, ecco, però è più piccolo degli altri, rispetto agli altri, al, certo, a un, cioè al, un super dotato, diciamo la verità, perché non abbiamo mai visto un super dotato cinese nei film? Avete mai visto un film porno con un super dotato cinese? No, non credo. L'avete visto voi? Non l'abbiamo visto. Ci sarà un motivo, no? Ci sarà, magari c'è. Se magari, posso, magari posso sempre... dottore, su questo argomento, è colpa della vagina e il pene si adatta alla vagina, ecco, o è la vagina che si adatta al pene? No, ecco l'analisi. Perché, l'analisi, sai, Darwin ha insegnato che sono entra degli adattamenti. Completamente di fuori. Di fuori da ogni discussione. Però lo seguo. Io qui abbiamo delle foto che sono di pazienti veri, di cazzi storti. Di pazienti veri? Veri, ecco qua. Questa è la prima foto di un cazzo storto, ragazzi, è una cosa terribile, guardate, guardate. Il famoso foto vera, cazzo foto vera a boomerang. Allora, questa foto, allora, qua, questa foto qua, innanzitutto possiamo dire anche nome e cognome. Assolutamente tanto, no, assolutamente no. Ora, un cazzo questo storto così, cosa può essere successo dalla nascita? Allora, esistono due possibilità. Esistono due possibilità. Esiste quello che si chiama il pene curvo congenito, sì, congenito, sì, che si ha dalla nascita, sì, un maschio su 100, quindi qui dentro potrebbe esserci due o tre, ci sono pene curvo con secondo me uno ce l'ha vicino alla sua destra, si chiama Gottardo. Scusi, professore, ma come si fa, come si fa a uscire fuori dal pene curvo congenito? Allora, se uno vuole uscire fuori, allora il pene curvo congenito chiaramente deve essere la mamma quando fa il bagnetto al bambino a rendersene conto, e che succede? Perché ce ne rendiamo conto solo in erezione, quindi nel momento dell'erezione ci si può rendere conto che il pene curvo è congenito.
a quel punto la soluzione è una soluzione chirurgica. Però quando uno è piccolo. Quando uno è piccolo, però la realtà dei fatti è che queste volte non c'è diagnosi, i bambini non vengono più visti dalle mamme, quindi si va avanti, si arriva ai 18-20 anni, si evita la sessualità, si arriva ai 30 anni, che chiaramente con una... Perché uno evita la sessualità? Perché quando possono esserci delle curvature anche maggiori di 90 gradi. Insomma, 90 gradi. Esatto, può essere un pene... Non me l'hai dato quel pene? Uno lo può usare se fa l'architetto oppure il geometra, può usarlo. Questo qua, no? Questo qua. È questo. Valutazioni. Il pene curvo congenito potrebbe essere questo. Questo qua. Il pene urbogenito è caratterizzato da una curvatura verso il basso. Mamma mia. Questo qua è verso il basso, verso così. Il basso. Cioè, questo è in piedi. A manico d'ombrello. Questo è in piedi. Verso a manico d'ombrello, praticamente. Un notevole in questo pene, caso, in questo caso c'è una soluzione chirurgica. Perché ora noi ridiamo, giustamente, stiamo allo scherzo. No, però per chi ce l'ha, potete immaginare. No, dramma vero, certo. Ecco, un messaggio possiamo mandare dalla vostra radio, tutti ascoltano, che sì. Può risolvere con un intervento della durata di 30 minuti in day hospital, la sera si va a casa il problema e poi uno non scopre per quanto tempo? Per 3 mesi, bisogna evitare rapporti sessuali per 3 mesi. Però dice però poi è risolto il problema. Uno come fa se uno volesse trombare col pene curvo a 90 gradi verso il basso? Allora, molto difficile. Molto, non è impossibile, chiaramente ci può essere delle posizioni di traverso per trovare la posizione per entrare. Però adesso secondo me i suoi pazienti hanno alcuni pazienti riferiscono che pur di non farsi operare riferiscono che prendono queste posizioni trasversali. Sì, però non entriamo nel merito. Sì, no, entriamo nel merito. Mentre, è un pene alla pisana praticamente. Quante in Italia la percentuale di peni storti? Quant'è? Sì. Il pene curvo congenito 1 su 100. E invece il pene storto in generale. Pensa che sfiga Mercurio. Pensa a te la sfortuna di Andro. Mentre Mercurio, il pene curvo acquisito, cioè quello che accapita all'improvviso nella vita, ed è una tragedia, perché uno si sveglia la mattina e si trova il pene storto. Cioè uno si sveglia la mattina dopo un tamponamento. No, senza nessun tamponamento avviene all'improvviso. Ma a che età può avvenire questo? Questo di solito avviene intorno ai 50 anni. Spiega tutto questo. Ho capito perché hai fatto la marchetta. Perché ti fai operare gratis adesso? Che vergogna, guarda, cioè, non ho capito. Allora, uno si può svegliare la mattina. Uno si può svegliare la mattina cazzo storto. In media verso i 50 anni, ma a tutte le età. Io personalmente ho pazienti che vanno dai 15 ai 90 anni. Una mattina però mi sono di solito ti svegli una mattina, bravo. Una mattina mi sono svegliato col cazzo storto. Non è così. Sarebbe molto meglio, devo dire. E ti ritrovi questo pene storto, curvo storto. Cazzo curvo. C'è ci possono essere dei sintomi di allarme tipo quali? Che sono la volgarità, sentire all'improvviso un dolore sul pene che non ci si spiega, sentire come una piccola pallina dentro il pene, un sassolino, perché la malattia è caratterizzata dalla comparsa di una piccola placca, quindi come le placche, una placca di mezzo centimetro, un centimetro, che appare all'improvviso e poi uno e cosa determina? Determina che all'improvviso una mattina ti svegli col pene storto, una mattina svegliato. E l'altro dramma è che la malattia non finisce qui, perché questa malattia inizia anche a determinare una retrazione, quindi negli anni il pene si accorcia. Come si fa? Bisogna intervenire chirurgicamente. In questo caso c'è sempre la soluzione chirurgica con il pene curvo congenito. Oggi esiste da 3 anni finalmente un nuovo farmaco che è a base di collagenasi, che è un enzima che si può inserire in questa placca, la scioglie, il paziente fa degli esercizi. Ci vuole un minuto per inserire l'enzima. Ma quanto per guarire del tutto? 2-3 mesi. E gli esercizi? Allora, quante persone in Italia invece hanno micropeni? E questo posso dirti, micropeni, ragazzi. Posso però prima dirti un dato importante? Dimmi. La percentuale del pene. Sempre pazienti. Allora, questo pene acquisito ha un nome che è indurazio penisplastica o malattia di Laperonide, a colui che l'ha descritta, che era il medico. Sei specialista della malattia di questa malattia. Laperonide colpisce, questa è la cosa incredibile, il 10% degli uomini. Cioè, quello acquisito, quella acquisita. Anni. 10%, 1 su 10. 1 su 10. I numeri sono immensi, chiaramente nessuno. E quante persone in Italia hanno micropene? Mentre cos'è il micropene? Il micropene quanti c'è? Il micropene è un pene, devi calcolare che la normalità del pene flaccido in Europa è 9 centimetri. In Europa, vedi l'Europa. Flaccido. Vedi che sempre l'Europa. Allora, subito dopo, ci dobbiamo fermare. Subito dopo calcoleremo nei centimetri, voglio capire il micropene quanti centimetri. Quindi, 9 centimetri è quello normale. Tutti, ci arriviamo tra poco, fermi. E adesso la borsa. Quando si parla di affidabilità, di esperienza,
Luciani, devo precisarti una cosa. Le mie compagne hanno minimo 15 o 20 anni meno di me. L'ultima, che si chiama Gaia, ne ha 35 meno di me, capito? Perciò quando dici che sono age, guardati l'uccello, perché il tuo non si rizza più, il mio sì. Dunque, buonasera, io ho sentito all'inizio la trasmissione vostra che parlava degli odori vaginali. Allora, quello che avete sentito prima era il grande Paolo Scheggi, artista fiorentino, che dice che non mi si rizza più, però lo devo smentire perché ancora ci siamo, con qualche difficoltà ma ci siamo, però Ruggero, vai Ruggero. Una mattina non si è più alzato. Oh pene, ciao pene, ciao pene, ciao ciao ciao. Una mattina non mi si è alzato, ma sono andato dal dottor. Grande Ruggero, grande Ruggero. Pazzesco. Allora, conclusione con pazzesco. Il grande Nicola Mondaini, editoriale musicale, che è urologo e poi andrologo. Pensa cosa vuol dire tutti i giorni vedere sta roba qua. Vedere cazzi, lei quanti cazzi vede al giorno? Io vedo, calcolato, 5.000 piselli l'anno. L'anno? 5.000 piselli l'anno. 5.000 piselli l'anno. 5.000 piselli l'anno. Allora, il micropene, per capirsi, misure normali sono da flaccido 9 cm. Sì, 9 flaccido. No, flaccido 9 cm. Ma è tanto 9 cm. No, ma si misura dalla giunzione 9 cm flaccido. 9 cm flaccido, questa è la media. Cioè, è la media. È la media di del pisello normale. Del pisello normale. Sì. Che poi in erezione la media è 14. 14 in erezione. Media europea, parliamo del micropene. Un micropene è le due deviazioni standard, quindi è un pene che da flaccido è circa un centimetro e mezzo. Flaccido, in erezione, e mezzo. In erezione, cioè così, sì, un centimetro sì, e mezzo. Sì, e in erezione arriva a 3 centimetri. 3 centimetri in erezione. Chiaramente avete, sono delle tragedie, onestamente. Sì, ma come si calcola questi 3 centimetri? Questi 3 centimetri si calcolano dal pube fino al meato esterno. Dal pube fino al... Questo è il pene in erezione. Allucinante. Pene in erezione così, ragazzi, sì. 3 centimetri. Questi quante persone in Italia? Allora, questo è molto raro. Calcoliamo che se io vedo 5.000 persone, ne vedo 2-3 l'anno. 2-3, ma in totale in Italia che percentuale è? Cioè, no, bassissimo. 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 1%. No. Qui siamo... 1 su 10.000, anche una cosa molto rara, e chiaramente richiede una soluzione chirurgica, una soluzione chirurgica. Dottore, scusi, quanti può fare una ricostruzione del quanti pene? Di questi qui poi ad esempio votano la Lega, cioè, se possiamo dare un dato, non lo so, dato statistico. Ma cosa c'entra? No, per avere una dimensione, no, un dato. E invece il pene nascosto che cos'è? Poi invece esiste il pene nascosto, sì. Che è un pene normale, sì. Che all'apparenza, cioè nel momento che tira giù l'abbigliamento, trucco, sembra un micropene, ma in realtà spesso sono nascosto. Pazienti chiaramente che hanno un sovrappeso importante, fai conto un uomo può pesare 150 kg, no. Aia. Allora? Per cui il pene tende a nascondersi nell'adipe, e quindi in questo caso sembra un si pene. Si dice adipe, non adipe. Adipe, ha ragione lei. No, è che quindi. E allora dunque si nasconde, dunque è difficile nasconde, tirarlo fuori. In realtà basta spingere sull'addome, il pene viene fuori. Come un bambolotto. Esatto, in quel caso bisogna invitare il paziente a dimagrire. È un effetto tartaruga. È un effetto non è ottico. Non è collegato al micro, cioè in qualche modo le misure lì però sono comunque ridotte. Certo. No, non ci può essere un super dotato col pene nascosto, è impossibile. Sì, questa ha ragione, non c'è mai un superdotato del pene nascosto. Più questo Nicola Mondaini, grazie! Grazie a voi, grazie. Vai la corte, vai!